Non è un mistero ormai che in Calabria siano presenti diversi siti in cui sono stati interrati rifiuti tossici. Alcuni sono ben noti, altri no, ma spesso poco si fa per quello che è di fatto un problema presente in maniera diffusa e pericolosa. A lanciare un segnale importante ci hanno provato numerosi esperti del settore che hanno preso parte ad una 2 giorni organizzata all'Università della Calabria sulla radioprotezione nell'ambiente, nell'industria, nella ricerca e nella sanità. Sensibilizzare le coscienze, ma non solo. L'obiettivo della kermesse è anche quello di favorire la formazione di figure professionali specializzate. Il motivo fondamentale è quello di formare i giovani studenti che vogliono intraprendere delle carriere, diciamo, collegate alla radioprotezione, che di per sé è un argomento interdisciplinare, quindi complicato. E nessuna sede più adatta di quella universitaria, in particolare il Dipartimento di Fisica, che è promotore di questa iniziativa, perché il Dipartimento di Fisica ha esperienza sia nella didattica che nella ricerca legata alla radioprotezione, cioè la gestione del pericolo dell'esposizione legata alle radiazioni ionizzanti. Però la motivazione fondamentale è quella legata al territorio. È un'esigenza ambientale e territoriale perché la Calabria ha delle emergenze ambientali che richiedono formazione sia a livello della popolazione ma sia a livello di professionisti. Ci ho detto, non dimentichiamo che noi abbiamo professionisti eccellenti che operano nel settore, nell'ambito della radioprotezione calabrese e che necessitano comunque che questa cultura sia sostenuta e che le nuove generazioni siano sensibilizzate all'educazione nell'ambito della radioprotezione. La Calabria, come dicevo, ha problemi endemici fatti di territori che hanno pagato un prezzo altissimo al tentativo di industrializzazione che poi è fallito, ma ha lasciato, come dire, un'eredità pesante da pagare alle nuove generazioni. Quindi questi problemi prima o poi andranno affrontati e il modo migliore per affrontarli è quello della competenza, della specializzazione e anche dell'annullamento della fobia, diciamo, perché la cultura e la formazione servono proprio a questo, ad affrontare i problemi con la giusta serietà, con la giusta tranquillità, ma ad affrontarli. Un esempio.